Ultima edizione di Stadio News in studio, Riccardo Gatto. È ripresa nel pomeriggio di ieri la preparazione del Palermo in vista della sfida contro il Cagliari. I rosanero al CUS hanno svolto una seduta atletica per poi concentrarsi sulla tattica, tutti in gruppo ad eccezione di Fabio Daprelà. Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Palermo, Francesco Della Rocca, ha parlato così della gara contro il Cagliari. Ascoltiamo le sue parole. Sicuramente sarà una partita più difficile di quello che poteva essere, perché tutte le squadre quando hanno un cambio di allenatore tendono a migliorare qualcosa e a dare qualcosa in più, quindi proprio per questo motivo dovremmo stare ancora più attenti, ecco. Poi insomma, per il mio 2015 spero insomma di innanzitutto che la salvezza del Palermo quella sia raggiungibile prima possibile, poi spero di trovare un pochino di continuità, comunque di entrare in squadra e insomma di guadagnarmi magari un posto e la riconferma per i prossimi anni. Continua a tenere banco in casa Palermo il calcio mercato. Secondo quanto raccolto da Stadio News 24, infatti Stefano Sorrentino è nel mirino del Bologna. Offerta concreta, contratto triennale per il portiere che adesso sta riflettendo sul futuro. Dovremo valutare i movimenti in uscita e poi vedremo che cosa fare. Parola di Beppe Iachini, tecnico del Palermo, che ha parlato a pochi giorni dell'apertura del calciomercato. L'allenatore rosanero si è poi concentrato sulla sfida contro il Cagliari. Loro avevano già un allenatore bravo come Zeman, ora hanno scelto un altro altrettanto bravo come Zola. Sappiamo che sarà una sfida difficile, ma dovremo sicuramente dare del nostro meglio. Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini ha fatto il punto sul mercato rosanero tra rinnovi e uscite. In questo ambito esistono delle scorrettezze, ci sono tanti sciacalli che vanno a cercare giocatori a scadenza di contratto dicendo loro di non firmare. Noi per esempio stiamo parlando da un bel po' con Barreto e con Muñoz e penso che rinnoveremo con entrambi. Il pessimismo che si sente in giro deriva dagli sciacalli di cui parlavo e il Milan negli ultimi anni è un esempio di questo atteggiamento. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.